Ciao amici, la stagione sta cambiando. Io l'autunno lo sento arrivare, è nell'aria tutto intorno. Il colore arancio e rosso degli alberi, l'aria che cambia il suo profumo e lo stropiccio delle foglie quando cammino per strada. Ma soprattutto me lo sento addosso. E voi come vi sentite? Noi stiamo ribaltando gli armadi per il cambio di stagione, ma che fatica! Anch'io devo farlo, ma non è così drammatico. Anche la stagione fresca ha i suoi vantaggi e poi ci voleva dopo tutto il caldo che abbiamo patito quest'estate. Anche a noi piace l'autunno, però in questi giorni ci sentiamo stanchi, appesantiti, senza energia e dormiamo male. Lo so, capita anche a me e capita anche a tanti amici. Non è che improvvisamente siamo diventati strani. In autunno arriva la Seasonal Affective Disorder, disturbo stagionale affettivo. È una sindrome che ci rende cupi e tristi e secondo le statistiche colpisce un italiano su tre. I sintomi principali sono stanchezza, pesantezza e disturbi del sonno. E voi amici, di quali di questi disturbi soffrite? Fatemelo sapere cliccando nel sondaggio della piccola i qui in alto. Noi le abbiamo tutte, cosa facciamo? E quando se ne va questa sindrome? Niente paura, la prima cosa da fare è decidere di non subire questi sintomi e reagire. E io ho i rimedi naturali perfetti per farli andare via subito. Se volete sapere quali sono, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per questi tre disturbi stagionali usiamo tre tisane dedicate per avere più energia, fare detox e riposare meglio. Così introduciamo anche una buona abitudine nello stile di vita, anzi, tre buone abitudini. E anche un tocco di raffinatezza EcoBio con la Foodspring, la mia azienda sponsor preferita, che alla fine del video vi darà anche un codice sconto. Grazie, a noi piace risparmiare. Giusto! Allora, per la stanchezza la cosa migliore è iniziare la giornata con una tisana. Dà tanta buona energia e ci libera dalla schiavitù del caffè. Molte persone vorrebbero o dovrebbero eliminare il caffè perché fa venire la gastrite, crea dipendenza, ma non sanno come fare. Molte altre persone invece che sono trendy e sane come me ci tengono a iniziare bene la giornata con i giusti alimenti che danno energia e fanno stare bene con se stessi. Per tutti, la tisana Morning Energy è la soluzione giusta. A base di tè bancia e yerba mate ha il gusto fresco della citronella, dello zenzero e della verbena. Ma non solo, contiene anche fiori di sambuco e pepe rosa per offrire una perfetta esperienza gustativa, delicata ma potente. Ma poi durante il giorno mi sento gonfia e pesante, anche Squaletto si lamenta. Capisco, con l'autunno abbiamo tutti bisogno di fare detox, è un'esigenza fisiologica. Per essere in forma e funzionare bene nella stagione fredda, i nostri organi devono essere depurati, non pieni di tossine e di scorie che ci rallentano. Per seguire tutti i miei consigli detox, ce ne sono tanti, iscrivetevi al canale, è facile, con un clic così. Attivate la campanella delle notifiche, ma se a fine giornata non avete ricevuto nulla, andate comunque a vedere sulla home del canale. Ogni giorno pubblico un video che potrebbe essere utile o risolutivo, come molti di voi mi scrivono. Grazie. Ecco la tisana All Day Cleanse, ideale per fare detox nel modo più piacevole. Contiene tè oolong con note floreali, zenzero, tarassaco, ortica, moringa, curcuma, cardamomo, un tocco di scorza d'arancia e cannella. Questa miscela non solo è buonissima, ma sintonizza corpo e mente per affrontare le sfide quotidiane nel modo migliore, con leggerezza e lucidità. Squaletto dice che è disperato, dorme sempre male, non sa come fare. Guarda che occhiaie! Perché non conosce la tisana della buonanotte, Evening Relax, a base di melissa e lavanda. Contiene verbena, menta, lavanda, melissa, malva, zenzero, arancio dolce, coriandolo e tulsi, erba ayurvedica. Il bello delle tisane è anche il rituale. Mentre scaldi l'acqua, ti metti il pigiamino e quando è pronta lei, sei pronto anche tu per andare a dormire. Ti accompagna nel sonno e scalda i tuoi sogni. Ma oggi c'è una sorpresa in più. Siccome a me piacciono le cose buone, ma anche EcoBio e belle, uso l'infusore del pacchetto tisane della Foodspring. Verso l'acqua bollente direttamente nella bottiglia, un cucchiaio di tisana nel filtro, faccio l'infuso e posso portarlo con me senza problemi ovunque, in borsa, in macchina, in ufficio, in studio. Resiste fino alla temperatura di meno 20 gradi. Ma non siamo mica al Polo Nord. No, ma se ci vai, porta il tuo termoinfusore
Foodspring, mi raccomando. A parte il freddo, il set è bello, elegante. Io ne ho già ordinato uno pensando ai regali di Natale. Così non rimango all'ultimo momento a corto di idee, che è una cosa che detesto. E con questo set farò un figurone. Bene, vi ho detto tutto, voglio solo ricordarvi di visitare il sito del Foodspring, il link è qui sotto in descrizione, e usate il codice sconto del 15% ogni volta che fate gli acquisti, inserite Vignali YT. Per essere sicuri di usare queste tisane, tenetele a portata di mano, quella della mattina nell'armadietto della colazione, quella detox in studio, in ufficio, in borsa, quella della buonanotte vicino alla vostra tazza preferita. Se vi piacciono le tisane e gli oggetti ecobio raffinati per il vostro benessere, condividete questo video, fatelo vedere ai vostri amici, sui vostri social. Così aiutate anche loro a superare al meglio la sindrome da cambio di stagione. Nei commenti scrivetemi come affrontate voi il cambio di stagione e i vostri trucchi per restare in forma. Sono curiosa. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Così non rimango all'ultimo momento a corto di tè. Porta il tuo infusore tè e dormiamo male.